Sponsored by Costa Marina, restaurant e wine bar, appartamenti per vacanze a Peschici Gargano, www.costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassifef.it. Ramafluid Parker Store, oleodinamica, pneumatica, automazione, ramafluid.com. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Shabulecco, Japanese Fusion Restaurant, shabulecco.com. Buongiorno a tutti, ci siamo ancora ritrovati per una settimana, quindi il tema a me piace moltissimo, come avevo già detto l'altra volta, che questo credo che è la strada più giusta da avere tra noi e voi giornalisti. Niente, allora, intanto volevo presentare lo staff, che poi sapete già, però mi pare corretto che vengono presentati. Abbiamo la Chiara Iroldi, che come al solito è stata confermata, ma al solito perché? Perché era un po' che avevamo deciso, però è giusto che si sappia, sarà confermata come medico sociale, responsabile ovviamente di tutto lo staff medico. Abbiamo Davide, che l'ho perso, non so dov'è, Oltremonti, nostro ortopedico di fiducia, quindi rimarrà con noi. Il grande Blase, che seguirà la Beretti, come ha fatto già l'anno scorso, e un pochettino seguirà anche noi, nel senso che abbiamo sempre bisogno, bene o male. E quindi quando abbiamo bisogno di qualcosa chiederemo a lui, anche a lui, la nostra, insomma. Abbiamo bisogno di tante cose, perché anche l'anno scorso ci ha dato una grossa mano. Su questo credo che la società, il presidente Di Nunno, sono felicissimi di riconfermarle, ne abbiamo parlato, e è d'accordissimo ad aver confermato loro come staff medico. Non ho finito comunque. Poi c'è Alessio, che è lì in fondo, che vede di fronte a me, che è confermato anche lui ovviamente, perché se lo staff medico è tutto insieme alla dottoressa, è ovvio che... Però anche Alessio Morone è confermato, e abbiamo in fondo Enrico Gianola, il nostro grande fisioterapista, anche lui insieme ad Alessio. Questo è lo staff medico con i due fisioterapisti, massaggiatori, come volete, chiamateli come volete. Quindi su questo credo che non manca nessuno, giusto? Abbiamo detto tutto. Poi andiamo allo staff tecnico, dove io l'altra volta avevo anticipato che forse c'erano dei cambiamenti. Non avevamo la certezza. È chiaro che tutto ciò dipende sempre dalla presidenza, e lui continua a dirvelo, dalla famiglia Di Nunno. C'è Gaetano Mancino, che è il secondo del mister D'Agostino, che rimarrà nelle file dell'Ecco. C'è Carlo Zotti, che avete imparato a conoscere gli ultimi mesi l'anno scorso, preparatore dei portieri, resterà con noi. C'è Giovanni Saracino, questo è il preparatore atletico, nuovo preparatore atletico, che ci raggiungerà appena possibile. E diciamo che abbiamo aggiunto al preparatore atletico Filippo Brambilla, che conoscete già, che faceva parte della Beretti, l'anno prossimo farà parte della prima squadra. Anche questa è stata una richiesta nostra, del mister, e la presidenza non aveva nessun dubbio su Filippo, e quindi verrà confermato in prima squadra. Quindi su questo credo che è completata l'opera. Chiaramente vorrei ringraziare intanto Carlo Simonelli e Francesco Benassi, perché hanno dato il suo, hanno fatto il suo, ma la società ha deciso, purtroppo per loro, a seguire altre strade. Quindi calcio, sapete come funziona, ahimè un anno ci sei, l'anno dopo non ci sei o ci sei ancora, e quindi la società ha deciso di cambiare. Quindi vorrei ringraziare loro due per il lavoro svolto e di augurargli una buona carriera a tutti e due. Quindi fra poco da noi ci sarà Giovanni Saracini, che è il nostro preparatore atletico. Ma credo che di lui, senza che mi fate delle domande, sapete abbastanza tutto. Però vi posso, se volete, aiutare anch'io. È uno che ha lavorato per anni con Conte dell'Inter. Penso che questo voi, se andate a vedere, lo trovate benissimo. E quindi ho avuto Siena piuttosto che inutile che ne chiamo, e quindi secondo noi è uno di quelli che fa il caso nostro, e quindi l'abbiamo ingaggiato. Poi cosa vi posso dire di altro? Di nuovo adesso non c'è nulla sul giocatore, sapete già che poi ci sarà
il nostro direttore sportivo che sta cercando di lavorare 24 ore al giorno, no, ma quasi, però non ci sono ancora nomi certi, quindi non voglio dirvi dei nomi che poi magari restano, poi vanno via, e quindi stiamo cercando di allestire. La promessa è sempre la solita, che appena abbiamo delle certezze, convocheremo ovviamente di nuovo voi e vi faremo sapere. Un'altra roba che interessa alla società e che ci auguriamo che i nostri sponsor ci seguano ancora come l'anno scorso, perché purtroppo il disastro economico lo conoscete tutti, è inutile che vi racconto, vi dico. È chiaro che la società dice, però poi tocca a me, e quindi il nostro presidente onorario Angelo Battazza è dispostissimo, ci darà ancora una grossa mano, perché sapete benissimo che lui è quello che poi cerca di aiutarci con gli sponsor. Credo che quelli che avevamo resteranno tutti con noi. È chiaro che speriamo che si aggiunga qualcuno, perché vi ripeto che oggi gli sponsor non basta solo guardare quelli che danno tanto, troppo, poco. Oggi basta anche uno sponsor che ti dia poco, poi non faccio delle cifre, però se ce n'è uno, due, tre, cinque, sei, il poco diventa un pochettino troppo. Quindi accettiamo qualunque cosa, perché è vero, perché mi sento dire: ma il presidente vuole prendere i giocatori forti, i soldi di Iaga. Cioè, ma non è questo il discorso. Il problema è che ha delle aziende chiuse da 4 mesi, e quindi è chiaro che il presidente oggi mette soldi freschi di tasca sua. Attenzione, perché voglio dire, se cominciamo a iniziare a giocare a porte chiuse, comunque sia, qualunque soldo esce dal calcio lecco, scrivetelo per favore. Anche se volete scrittura cubitale, vengono fuori dalla tasca solo del presidente. Io, onestamente, il mio ruolo è quello che ho già detto a tutti i miei collaboratori, iniziando dalla dottoressa, che già ci ha comunicato che è giusto che si sappia. Ha delle aspettative anche lei, ovviamente, però abbiamo chiesto di fare un sacrificio ulteriore alla dottoressa Airoldi, dove io non devo vantarla perché, ma la devo vantare per giustizia. La dottoressa Airoldi l'anno scorso ha lavorato veramente, e quest'anno rimane nella stessa cifra. Attenzione, stiamo parlando di un medico responsabile di una squadra di Serie C. E ha portato i macchinari, abbiamo usato i suoi macchinari, abbiamo detto delle cose, non li stiamo mantenendo, ma perché l'evoluzione della crisi sta arrivando, cercheremo di togliergli ancora qualcosa, e lei già ha detto va bene. E quindi voglio dire, ognuno di noi, a Davide non posso dire che non gli ho detto: Davide, rimarremo nelle stesse quote, perché è vero, io quest'anno dovrò fare lo spilorcio della società. Poi è chiaro, se ci sono delle cose evidenti da fare, li facciamo, però vorrei, e il presidente è d'accordo, magari risparmiare su questo e spenderli su giocatori, ma come vi diceva il nostro direttore sportivo, su giocatori forti, perché si vorrebbe partire forti. Avete sentito il ministro cosa vi ha detto? Quest'anno l'impronta vorrebbe che sia già da giocatore forte. Giocatori forti li devi pagare, questo lo sapete anche voi. Quindi il presidente di Nunno o l'amministratore delegato, io ormai per me è rimasto il presidente, è dispostissimo di tasca propria a finanziare perché il Lecco quest'anno faccia salto di categoria. Cosa voglio dire? La B, no? Attenzione, che la B sapete meglio di me, dirlo è facile. Ma se non altro, come diceva Fracchiola, quando arriva il Lecco, che la gente dica arriva il Lecco, perché dicevamo tutti l'anno scorso arriva il Monza, giustamente, arriva che ne so io. Allora, quest'anno noi vorremmo partire dicendo che dopo un po' di partite arriva il Lecco. Non mi sembra che si pretenda troppo. Poi è chiaro che se, come si dice, l'appetito viene mangiando, ben venga. Quindi, poi volevo ricordare ancora una volta i tifosi, perché il presidente ci tiene moltissimo. Ringraziare per l'annata passata, spero che quest'anno finisca presto la chiusura degli stadi e che possano essere con noi, perché io sono convinto che sono il 12º uomo. Tanti no, io sì, perché avete visto i nostri tifosi, ci hanno dato una cosa normale. Io penso che è giusto che parli, se volete, la dottoressa Airoldi, adesso ho finito. Chi va in panca di voi medici abitualmente? Chi andrà in panca? Dipende, cioè ci alterniamo io e Davide. L'anno scorso ci siamo alternati io l'ortopedico, perché bisogna essere medici sportivi o ortopedici, o ci sono delle specialità definite, quindi ci siamo divisi tra di noi lo scorso. Quindi fatti di alternare. Sì.
Niente, Angelo ha già detto tutto, io ci tenevo a ringraziare, vabbè, la società, la famiglia di Nunno, in particolare volevo ringraziare però Angelo perché è stato lui che l'anno scorso ha sinceramente, fermamente insistito per farmi entrare nella famiglia del Lecco e sono contenta che lo abbia fatto perché mi è piaciuto molto lavorare qui l'anno scorso e quindi sono contentissima di essere rimasta, l'ho fatto proprio col cuore. Ringrazio vabbè il mio staff perché mi hanno aiutato tantissimo e mi sopportano, anche a volte sono abbastanza noiosa e quindi li ringrazio per questo, per la disponibilità che mi hanno dato e che mi daranno anche quest'anno. Sono molto contenta che sia rimasto Mister D'Agostino perché l'ho conosciuto l'anno scorso e da subito ci siamo trovati bene, ci ha dato fiducia, ci siamo sentiti responsabilizzati ed è una cosa che mi ha fatto veramente piacere. Col direttore Fracchiola ho già avuto la possibilità di parlare un attimo, ci siamo confrontati e il progetto che mi ha esposto mi è veramente piaciuto, quindi io sono assolutamente entusiasta e ho già parlato col mio staff e lo siamo tutti, di intraprendere appunto questo progetto Lecco, sapendo appunto che è stato un periodo molto particolare, quindi ci saranno delle difficoltà e tutti un po' stiamo cercando di fare, adesso non dico dei sacrifici, però ci rendiamo conto della situazione, quindi dal canto nostro vogliamo dare una mano. E quello che cercheremo di fare è come abbiamo fatto l'anno scorso, anzi addirittura comunque migliorandoci perché abbiamo avuto un anno di esperienza in più per dare una mano allo staff tecnico, per mettere il mister e il direttore sempre nelle migliori condizioni di poter scegliere i giocatori e non avere problemi, diciamo, del genere. E basta, sinceramente. Avete curiosità? Sì, consapevole del fatto che in caso di rimanere responsabile sanitario di una società professionistica, speriamo tutti di no, potrebbe diventare un ruolo ancora più delicato nel corso del campionato. Cioè, avete già in mente più o meno, chiaramente poi bisognerà vedere, speriamo tutti che non ce ne sia bisogno, però eventualmente come... Dico sinceramente, noi eravamo già pronti, anche se avessero dovuto dire che il campionato sarebbe ripartito, avevo già individuato il laboratorio di riferimento. Noi eravamo pronti perché ci sono state troppe evoluzioni altalenanti, quindi io non è che non mi fidavo, però ho detto non vorrei mai che poi effettivamente ci troviamo a dover agire all'ultimo. Noi eravamo già organizzati con laboratori per fare tutto quello che c'era stato chiesto dal protocollo. Io sono sempre stata in contatto con tutti i medici della Lega Pro, col girone A, che poi avevo responsabile, si sentiva col girone B e col girone C, quindi siamo sempre stati sul pezzo, diciamo, per questo. E per la ripresa, quindi, non abbiamo problemi perché ci eravamo già portati avanti, quindi semplicemente spero che il protocollo venga semplificato, perché come adesso effettivamente è abbastanza impegnativo, anche dal punto di vista economico, cioè forse più quello, poi vabbè, tamponi ogni 4 giorni, serologia ogni 15 giorni, cioè è un protocollo abbastanza, però da quello che vedo, adesso non voglio espormi, però mi sembra che stiano già valutando di poterlo rivedere. Se continua così, poi dovremmo vedere cosa può succedere a dicembre, novembre, dicembre. Speriamo che non ci siano problemi, comunque, anche se ci fosse un ritorno, un minimo ritorno della circolazione del virus, comunque, un parere mio personale, però credo che siamo tutti più pronti, quindi sicuramente non avrà l'impatto devastante che ha avuto a marzo, certo. Questo è certo. Quindi posto. Marci? Matteo? Dottoressa, diciamo che l'anno scorso è stato un abbastanza fortunato, diciamo, a livello di infortuni, a parte Migliorini, che poi o anche Bacci hanno avuto delle ricadute che ci fanno parte del gioco. Bacci ha avuto una ricaduta, Bacci, Migliorini no. Ok, grazie dopo. Al di là di questi infortuni di lunga durata, comunque bene o male è andata tra virgolette abbastanza regolare come stagione. Quest'anno ci sarà un grande stop, al di là di chi potrebbe arrivare, però i giocatori che saranno confermati in rosa dovranno fare i conti, anche voi dal punto di vista medico dovrete fare i conti con questa tematica, che è assolutamente nuova, al netto del fatto che poi non abbiamo anche un nuovo preparatore a cui chiedere. Come avete già pensato a eventualmente affrontare questa... Sicuramente sulla parte di preparazione ci sarà da lavorare, però appunto il preparatore nuovo e Filippo sono comunque sicuramente gestiranno la parte di, diciamo, prevenzione, quindi preparazione, sapendo questa cosa, quindi partiamo già dal presupposto che è una cosa che si sa,
Poi dipende un po' da chi arriva, perché se qualcuno arriva e ha fatto i playoff, per esempio, finisce di giocare il 22 luglio, quindi è il problema esattamente opposto. Sarà un anno molto particolare, penso che agosto e settembre siano due mesi veramente difficili in cui bisognerà essere bravi a gestire i carichi, però questo non è parte mia, noi dovremmo essere bravi a gestire poi proprio gli atleti, nel senso capire quando è troppo, magari dire no, potrebbe anche essere poco, cioè dare una mano ai preparatori a tenere sempre gli atleti pronti, ecco, per evitare che comunque ci siano, come dici tu giustamente, sarà un problema, sarà difficile, anche perché alcuni si sono allenati, lo so, altri non sappiamo se si sono allenati, cioè comunque dipende un po' dalla tipologia, dalla categoria, perché appunto alcuni magari finiscono tardi, alcuni è tre mesi che hanno smesso, però vedremo. Spero che magari, se non so il mercato quando sarà, però i primi che arrivano sicuramente avremo modo di inquadrarli già da subito, faremo anche dei test, faremo delle valutazioni funzionali all'inizio, proprio anche per evitare di avere un aumento degli infortuni. Può essere utile allungare la fase di ritiro, diciamo, preparazione per distribuire proprio meglio queste... Questa è una cosa che dovresti chiedere più ai preparatori, secondo me, cioè nel senso io non ho le competenze per parlare, cioè non voglio uscire dal mio ambito, perché può essere che allungare magari è... Niente, volevo dire, poi mi vengono in mente alla fine, allora volevo dirvi anche questo dimostra quello che dicevo, che comunque con la crisi che c'è il Presidente si chiede dei sacrifici enormi. Quindi abbiamo chiesto al Presidente di poter allestire una palestra sotto la tribuna, c'è comunque una stanza adibita a del materiale che mette lì il giorno tra selva, e quindi sabato verrà il Vicepresidente a vedere un po' se può andare bene, quindi vorremmo allestire una palestra, vera palestra insomma, anche perché credo che il biglietto di visita per i nuovi giocatori è tutto, no? È lo stadio, è la palestra, e quindi è giusto che se arrivano dei nuovi giocatori di una certa categoria, credo che trovano anche delle cose di categoria, insomma. Non è che l'anno scorso non c'erano, però come diceva anche la dottoressa, sapete, il cambio, l'allenatore, è arrivato il nuovo, quindi ci siamo un po' arrabattati anche con la palestra. Invece il Presidente è d'accordo e quindi dovremmo rimettere a posto questa benedetta stanza e ovviamente comprare poi, come si dice, aiutatemi, i fondamenti per la palestra, chiamiamoli così. E sono soldi anche questi, ecco perché vi dico dove proprio possiamo un po' risparmiare è giusto che si faccia quest'anno, dove poi è impossibile si spende. Questa è una roba dove dobbiamo spendere dei soldi per allestire una palestra. Che possa essere la Serie C. Sì, secondo me sì, è abbastanza grande da poter fare, chiaramente non ci sono tre stanze, però credo che si potrebbe allestire una buona palestra, ecco. Penso proprio di sì. Quindi ci sono in progetto anche qualche cambiamento, ovviamente tra poco arriverà l'assessore Negriello, verrà a visitare con noi, perché tra parentesi la chiave di quella stanza ce l'ha il comune, ma penso che non ci dovrebbe essere problema, perché se ci ha fatto mettere dentro delle nostre cose, quindi no, credo... Il problema, se mi ricordo bene, era per gli attacchi dell'elettricità. Sì, acqua. Ma appunto, adesso dobbiamo andare a vedere anche questo. Io mi auguro che si possa fare, perché il posto e l'idea è buona. Ecco perché dicevo... Vediamo, sabato verrà giù il vicepresidente, Gino Di Nunno, e con lui faremo un po' un sopralluogo per capire se è... E se no dovremo... Vedere altrove, insomma, poi vedremo. Mi auguro che si possa fare lì, insomma, ecco. Su in alto, voi sapevate che c'era un ufficio che poi era quello della direzione, ciò mia, che io poi frequento quasi mai, perché voglio che sia più che altro il direttore sportivo ad averla, questo ufficio, ma perché parla con i giocatori, parla con il procuratore e poi se devo andare vado anch'io. Di fronte c'è una stanza dove ci sono due scrivanie, ma c'era ammassata un po' di roba vecchio, quindi l'altro ieri si è fatto un po' di pulizia, siamo riusciti a mettere due scrivanie, quindi due uffici, ma che se arrivano quelli della Berrette, dove il responsabile Pennate continua a parlarci, sia un po' decente.
perché vi ripeto, va bene i ruoli che io continuo a urlare ed è giusto che ognuno mantenga i ruoli, però il biglietto da visita è come l'ospedale, sono aperti dagli ospedali. Se arrivi al centralino di un ospedale e trovi una pianta, due piante insieme a due centralinisti gentili, già è un biglietto buono. Se trovi quello che urla e grida, non ti posso ricoverare, insomma, quindi io, la società, poi io vorremmo anche mettere un'impronta su questo, che mi pare normalissimo. L'anno scorso non è stato fatto perché, vi ripeto, non è una scusante, ma avete visto, siamo partiti in un modo, cioè noi abbiamo ribaltato altre cose, quindi pensavamo più alla squadra che al resto. Quest'anno il tempo c'è e quindi si può programmare tante cose diverse, insomma, ecco, volevo dirvi questo, che erano, credo, le ultime cose che mi erano sfuggite. Posso dire l'ultima cosa? Certo, Che prego. no, volevo approfittare di questa occasione, visto che non ho potuto farlo perché quello che è successo, per ringraziare i giocatori dell'anno scorso, perché sinceramente mi hanno reso il lavoro davvero molto, molto semplice. Sono stati proprio veramente. È stato facilissimo lavorare con loro, mi hanno fatto sentire subito di casa, nonostante sia una donna che magari potrebbe non essere così semplice, invece sono stati veramente bravi. Ecco, quindi volevo approfittarne per Lei sa quante donne ringraziarli. sono responsabili di un sistema sanitario di squadre professionistiche in Italia? Io nel girone A, una, che è una mia amica, Pochi, che ho pochi. mandato a Gozzani. E poi non Pochi, so negli pochi. altri gironi, però Te lo dico io, magari Fiorenza, pochi. Forse qualcuna c'è. sarà due o tre in tutto il calcio Penso di professionistico. sì, penso Ce di ne sono sì. un paio in B. No, beh, in C Anche saranno due o tre. sì, poi in B ce n'è forse Beh, certo. una. Se no non sono tanti. Però io devo ringraziare un medico perché non me lo dimentico mai, a parte che è un mio carissimo amico, anche gli altri, ma lui è stato quello che ho conosciuto per primo, che è lì in fondo, il dottor Blasiotto, sapete tutti cosa ha passato, non voglio neanche ricordarlo, però devo dire che lui ha sofferto in silenzio, è guarito ed è sempre in campo ed è oggi qua ancora con noi, quindi un plauso al nostro Blasiotto. Che il Lecco, sapete meglio di me, ce l'ha nel cuore. Lui sul cuore ha scritto una frase, Lecco, ve lo posso garantire. E quindi volevo, a nome della società, ringraziarlo ancora una volta perché veramente, finché ha potuto, a parte poi la sfortuna, ha sempre dato una grossa mano, ma in tutto, fra poco faceva anche l'infermiere, tanto per dire, e che va benissimo. E quindi l'anno prossimo è ancora con noi, quindi volevo ancora ringraziare De Blasiotto.